adottati dalla provincia di Bolzano, però ci accontentiamo, ci farebbe piacere anche essere adottati da Barbara Lori e da Giuseppe Romanini, che è un onorevole, anche lui è stato sindaco a Collecchio, quindi conosce i problemi dei comuni e l'ho sempre trovato molto disponibile quello comune mandarci anche con l'onorevole, e presto avremo un incontro ulteriore con il presidente dell'ANAS, visto che sono stati bloccati perché devono spendere sulla statale della Cisa, da Fornovo al Passo Cisa, 4 milioni, che non è una cifra piccola. Dopo c'è la burocrazia, le firme del finanziamento, faceva le gare con la riserva dicendo se arrivano i soldi. Adesso è vietato fare questo, quindi prima devono arrivare la certezza dei soldi che sarà in maggio, poi si deve mettere a fare una gara per cui abbiamo perso un anno. Quello che doveva essere fatto nel 2016 verrà fatto nel 2017, speriamo tutto onorevole, anche se non siamo più in condizioni, sapete che non sono mai stato favorevole a queste modalità, di eleggere le persone, ma che vengono in pratica nominate. E quindi trovare delle persone come l'onorevole Romanini, in un'occasione con il consigliere regionale e l'onorevole Romanini, che io in questi anni, quello che ho tentato di far capire che gli è possibile, riescono a fare, vorrei che fosse lo stesso concetto. L'onorevole Romanini e Barbara Lori non sono delle tanto la mancanza di risorse, ma è una burocrazia, una concezione particolare delle cose, cercano di portare avanti dei progetti. Le cose adatte alle nostre esigenze, adatti alla nostra situazione. È ovvio che queste cose qua bisogna anche prendere atto, e se vogliamo discutere una discussione da parte, possiamo dire che non vanno le direttive dell'Unione Europea, anche se è giusto far presente quelli che possono essere dei funzionamenti più o meno corretti. La nostra situazione, stamattina vi ringrazio, che adesso guardandovi sono presenti tutti, sono presenti i locali agricoltori che abbiamo sul territorio, che sono presenti. Sono presenti quelli che hanno avviato da qua in pratica l'allevamento, la produzione del latte, che è andata in crisi da tanti anni, tanto è vero che da tre caseifici ci siamo ridotti ad un universo di neanche uno nel nostro territorio, e siamo insieme al caseificio di Rovarano, che uno sicuramente dalla loro età, adesso vedevo lì 9 che hanno messo su un allevamento di capre, ci sono anche persone giovani che vogliono iniziare delle attività legate all'agriturismo, queste cose. E anche FAM, pur essendo veterinario, professore universitario, fa un'attività di tipo diverso e credo anche tutto sommato molto moderna, che comincia l'Unione Europea, che passano tutti dalla regione, quelli che saranno il GAC, le direttive sono state in perché bisogna essere in grado, almeno per quello che riguarda la parte pubblica, di mettere insieme dei progetti. Noi la nostra difficoltà che abbiamo sempre avuto, che è una difficoltà anche comprensibile, esistenziale, trovare dei soggetti attuatori che possono sposare quelle che sono delle strategie che non sono tanto loro, ma sono come cercare di realizzarle. Non è semplice cercare che funzioni tutto bene, la documentazione, i finanziamenti, queste cose è ancora più difficile. E quindi non bisogna illudere nessuno, ma cercare di dire